qua. Buonasera, siete di Chinoi stasera, perché io pure ci ho impiegato quasi 2 ore per arrivare qua. Loro altrettanto, e quindi, come dire, per l'amore verso l'arte, l'amore verso i soci e l'Accademia, perché sennò ci saremmo arresi. Quindi io voglio presentare immediatamente il maestro, prego maestro, vicino al mio momento. Eccolo qua, grazie, Angelo grazie. Russo, veramente non perché io sviolinature non ne so fare, è un maestro valido, con la M maiuscola, lui insegna sia i ragazzi sia le persone più adulte, eccetera, e tiene questo gruppo delle Lady Swing. Sound ladies. Io dico sempre tutto il contrario. Senti, che significa? Sì. Se io dico sempre tutto il contrario, devi fare ancora un altro gruppo. Devi ansiare. Però poi ci facciamo concorrenza. No. Nessuna concorrenza, per l'amor di Dio. Un ampliamento. Facciamo vederla. Va bene. Allora, vedete come sono belle eleganti, adesso le presento il maestro, io ripeto sono contenta prima di tutto, mi ha onorato perché lui è il nostro socio accademico tra le altre cose e poi è di casa, noi abbiamo fatto anche degli eventi importanti come Carnevale, ci siamo divertiti tantissimo, musical, e poi è stato, poi c'è stata vabbè, l'interruzione dovuta al Covid, purtroppo, però noi da diciamo eroi, perché stasera mi va proprio di adoperare questo sostantivo, siamo andati avanti anche in quel periodo così, non pubblicamente ovviamente, e quindi adesso faremo questa serata con delle foto della serata stessa, poi andremo sotto vicino all'albero di Natale, ci faremo anche lì delle foto con lo spumante, perché dobbiamo fare un aiuto all'anno nuovo, cioè dobbiamo esorcizzarlo un pochino, ok? Togliere il negativo. Ce n'è bisogno. E diciamo, io ci tengo questa chicca a dire. Allora, questo risale proprio a mio padre e io questo gli somiglio tantissimo, cioè l'Accademia, tra virgolette, porta fortuna, veramente. Non lo dico tanto per un motivo molto semplice. Porta fortuna, perché c'è positività. Allora chiunque ha in sé la positività è porta fortuna. Non è che l'Accademia è porta fortuna, è perché noi siamo fatti così, siamo solari e non abbiamo, come dire, l'astio in corpo o altre cose. E siamo contenti quando ognuno progredisce sempre nel rispetto reciproco. Questo qua, solo questo è, diciamo così, la condizione sine qua non. Infatti anche con lo stesso maestro e con appunto il coro qui presente, non è che ci vediamo spessissimo, ci vediamo, ci sentiamo in ogni tanto, ma il rispetto è quello, perché abbiamo messo le basi fin dall'inizio. Cioè lui dice io sono questo, io sono questo, vabbè, allora i nostri interessi coincidono, ok, e andiamo avanti. E quindi questo vale per tutti, cioè noi non abbiamo scoperto adesso l'acqua calda, per cui non è, cioè, hai la prerogativa del portafortuna. Il portafortuna sta dentro di noi e in primis c'è il rispetto verso gli altri e il piacere di porgere, diciamo così, momenti di serenità, momenti di distrazione. La nostra gioia, sapete qual è? È quella di vedere sul vostro volto un sorriso e a volte una risata, tutte queste cose qui. E queste ci ricompensa delle nostre fatiche, perché dietro ad ogni nostra attività, di tutti, e loro lo sanno perché ci lavorano in questo settore, dietro ogni attività ci sta molto sacrificio, c'è molto lavoro. Poi quando ci esibiamo, siamo a contatto con voi, è positivo quando voi dite sembra che sia tutto semplice, che allora questo è un grandissimo complimento che fate, perché quando dite sembra tutto semplice, tutto scolare, vuol dire che ci siamo riusciti nonostante la fatica che ci sta dietro, le difficoltà, i contrasti, antagonismi e cose varie. Quindi fatto questo cappelletto, che era doveroso,
io formulo fin d'ora gli auguri per l'anno nuovo, che sia davvero sereno sotto tutti i punti di vista, in primis proprio la salute, il lavoro, soprattutto per i giovani, e poi per una serenità interiore per tutto. Quando si è sereni con se stessi, si è sereni con tutti, e quindi riusciamo anche a dare qualcosa in più agli altri. Va bene, io vi auguro una buona serata, di distrazione, non pensate a niente, sentite solo la musica, e ringrazio con tantissimo affetto e stima il maestro e lady. Sì, grazie. Allora, grazie. Dalla mia destra, vabbè, siamo qua, no? Angela, dalla mia destra, Cinzia Paolini, Filomena Lago, Alessandra Maiorino, Anna Scoppetta. Buonasera. E niente, bella, bellissima. Sì, proprio. I microfoni, perché il nostro repertorio fondamentale, in effetti abbiamo un po' rispolverato i brani, i migliori brani diciamo della storia dello swing italiano, ecco, il repertorio swing italiano che va dal 1930 al 1950, quindi dal dopoguerra. Sì, e dove ci sono stati tanti autori bravissimi, da Natalia Onotto, Kramer, poi alcuni interpreti famosissimi, dal Quartetto Cena, Trio Lescano, ce ne sono stati veramente tanti. E noi abbiamo cercato di rispolverare un pochettino questi brani, li ho riarrangiati vocalmente e musicalmente, chiaramente rispetto all'originale. E niente, il gruppo in origine sono sei elementi, però purtroppo due questa sera non sono potuti essere presenti per motivi appunto di malattia pure, ecco, quindi c'è l'influenza, ecco, e quindi sono quattro, ma per come abbiamo strutturato il repertorio è la stessa cosa, non cambia assolutamente nulla. E niente, facciamo un po' di repertorio anche di Natale, perché fino alla Befana è sempre periodo di Natale, quindi facciamo ascoltare qualche brano di Natale prima e poi qualche brano swing, così almeno se gradite continuiamo anche con la musica swing, e questo è tutto. Sicuramente.